Buongiorno, martedì 24 dicembre 2019, la rassegna stampa Corriere dell'Umbria, visite anche di notte contro le liste di attesa. La Presidente della Regione Donatella Tesei ha illustrato le linee programmatiche del suo governo, sanità in primo piano. Poi l'albero di Natale, abbiamo parlato ieri, l'albero di Natale sul lago, il lago Trasimene, ammirato anche dal Papa. Gli ha portato, come vedete, una foto che ritrae l'albero di Natale più bello del mondo, a chiaro di luna, ma anche una lampadina. Pergamena, insomma, una sorta di coinvolgimento del Sommo Pontefice. Passa la legge di bilancio, manovra Chelsea della Camera. Cresce l'esercito dei turisti, 8 milioni di italiani si mettono in viaggio. Scendiamo qui, il Passignano, taglio medio a destra, violenza alla partita di calcio dei giovani. Poi svaligiano case, arrestata banda di ladri seriali. Solo nell'ultimo weekend avevano messo a segno 7 furti in altrettante abitazioni, venivano da Roma e colpivano Foligno, Trevi e Spelli. Roberto Segatori, professor Segatori, le rughe dell'Umbria, oltre la siepe, poi Terni, Sara Tommasi apre una panetteria. Poi qui l'annuncio che il 25 e il 26 non ci sarà il giornale, insomma sempre accade, e poi andiamo a prendere Perugia la Nazione, Umbria, chiedo scusa, di Pierpaolo Ciuffi, assalto al supermarket con le mazze, questa notizia abbiamo dato noi ieri mattina, che poi giustamente come sempre fanno i giornali, come facciamo anche noi con loro, è stata ripresa dalla carta stampata. San Marco, il colpo sfuma per l'allarme, l'arrivo di vigilanza e polizia caccia i ladri nella notte. Poi la governatrice Tesei, facciamo ripartire insieme l'Umbria, funziona la barriera antispaccio, Fontivegge, avanti ancora, amici animali, ritrovato sano e salvo il corvo Mazzini, Foligno. Da gennaio Don Matteo riporta Spoleto in televisione. Poi il presepe dolce, amaro, danneggiato quello di Perugia, la mappa delle rappresentazioni. Di spalla a destra, ovviamente se è di spalla a destra per forza, viabilità, strade, sicurezza, l'ANAS stanzia 20 milioni di euro per le manutenzioni, poi Capodanno al Morlacchi come maestro Piovani, sarà una bellissima emozione. Caso Gasperi, la giunta serve un passo indietro, furti all'ora di cena, 2 arresti, prima Castello e poi Trevi. Perugia, pagina interna, qui c'è Sara Bistocchi, la vedete qua di profilo, poi Nino Arcudi è il sindaco in secondo piano, 'Ndrangheta PD vuole un consiglio aperto. Bistocchi, capogruppo Dem, sulle infiltrazioni, i cittadini ci chiedono di capire cosa sta accadendo. Nell'occhiello, nel corso della seduta della massima assise, le opposizioni annunciano la richiesta di revoca del presidente Arcudi. Ancora code sul raccordo, Palazzo dei Priori spera nel nodo. E passa l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, l'ennesimo tamponamento fra auto all'altezza Piscilli ha provocato rallentamenti di traffico in tilt, insomma ormai è un must purtroppo. Capanne, detenuto, aggredisce un agente per telefonino, trovato in possesso di un cellulare non consentito, ha colpito un assistente di polizia penitenziaria. Terni, Polo Museale ha segnato l'appalto, Maria Luce Schillaci, una cooperativa emiliana si aggiudica il bando con un ribasso di oltre 11 punti percentuali e gli esclusi minacciosi minacciano ricorsi. Rimpatriato detenuto in carcere per droga, l'albanese era stato trovato con 20 kg di eroina, mica niente. Massimo Colonna invece Palazzo Spada, disco verde al piano della mobilità. Rapidamente, ecco qua. Torniamo su Perugia, Conte 6, facciamo ripartire l'Umbria, questa è la Nazione, quotidiano nazionale, giunta e opposizione si annusano, ma i falchi allontanano la possibilità di collaborare, ruggini evidenti soprattutto sul boss. In basso, il primo, dichiarazioni, Papalelli e Fioroni, il primo dichiarazioni deludenti, il secondo ci vorrebbe il libro dei sogni rubati. Maggioranza, ascolteremo tutti, minoranza, faremo opposizione costruttiva, forse Tommaso Bori. Sanità e privati, un richiamo sbagliato, e qui c'è la manifestazione Libertà e Cura dei radicali a Palazzo, davanti a Palazzo Cesaroni. Abbiamo dato conto ieri con un'intervista di Morena Zingales, anche l'immagine Terni. Velocemente Carit, Cassa di risparmio di Terni, quasi 5 milioni al territorio, bilancio di fine anno del presidente della fondazione Luigi Carlini, cresce il patrimonio dell'ente, poi maxi acquisto in vista, Terni, la fondazione Carit ha in pugno l'immobile dell'ex Banca d'Italia tra Piazza Tacito e Via Mazzini. Pampepato, IGP, ora deciderà la Commissione europea, speriamo bene. La situazione dei conti del comune non è ulteriormente peggiorata, lo dice l'assessore Masselli, che evidenzia che la Corte dei Conti non si è ancora espressa. A chiusura della pagina, la gestione del caos del teatro,
comunque di quel complesso che conoscete bene, è stata assegnata ad una cooperativa bolognese, si occuperà per 8 anni del sistema museale e teatrale della città. Oh, arrivano i giornali nazionali e come sempre abbiamo il Sole 24. L'apertura è manovra, ok, 47 miliardi da disinnescare. Allargo un po', fiducia della Camera al disegno di legge, scusa, top, disegno di legge dico bene. Stop ad aumenti IVA nel 2020, tavolo sul cuneo a gennaio, da quanto tempo si parla di questo cuneo fiscale, ma il governo deve fare i conti con le salvaguardie su IVA e accise per il 2021-2022. E qui energia, accordo con l'Egitto a gennaio, con Grecia e Cipro. Israele per la prima volta diventa esportatore di gas. Atlantia, indennizzo tagliato a 10 miliardi per autostrade, lo spettro del default. Banche, la BCE sollecita più trasparenza, la Banca Centrale Europea, Bari, Popolare Bari, il fondo interbancario interverrà solo in presenza del piano di salvataggio con MCC. La procura indaga per truffa e poi l'eredità dell'IRI e le competenze smarrite, Stato e mercato, ricordate l'IRI anche in passato. Avanti ancora la Cor Repubblica. Repubblica mette in apertura l'Italia serve più Stato, la ricetta di Gualtieri. Il ministro dell'economia basta tabù, doveroso intervenire quando il mercato fallisce. La manovra, metto al centro, la manovra approvata rilancia lavoro e welfare, puntiamo a toccare quota 60% di occupati, autostrade 23 miliardi per mandarci via il governo, inaccettabile, la nostalgia e la forza, intervista a Federer, eccolo qua, il prossimo set un futuro oltre il tennis, ho 38 anni, lo svizzero Roger Federer ha vinto 103 tornei, 20 successi in quelli del grande slam, nessuno come lui. Il paese merita un'alleanza forte, Massimo Giannini, la sua analisi, poi il caso, quei rifugiati cacciati senza colpa, Luigi Manconi. La spalla è occupata dalla Sala, io divorziato, la mia fede è irrinunciabile, Giuseppe Sala che scrive direttamente, caro direttore, sono un uomo fortunato perché la fede è per me qualcosa di irrinunciabile, è un dono fondamentale. Il racconto di Natale, Paolo Coelho, la nostra anima è una cattedrale. Avanti ancora, Fogliettone, assolto a Milano, campato l'aiuto. Alla morte di Fabo non è reato, De Vito e Pasolini insieme. Addio al nucleare, la Svizzera chiude la prima centrale, Verna dopo il referendum. Cambierà qualcosa probabilmente. Avvenire, giornale della conferenza episcopale italiana, l'apertura è un figlio, figlio ci ha dato. Nel Natale del Signore le vicende emblematiche e provocatorie di chi cerca da noi un rifugio. La storia di Simba, il bimbo salvato in mare, raccolto al Sermin di Torino. L'impegno del ministro Lamorgese, nessun profugo sarà lasciato per strada. Eccolo qua, una fotografia del piccolo Simba che viene salvato. Non caccia neanche una lacrima, povero caro. Mamma mia. Sì, di fiducia alla manovra, scontro governo, autostrade, vertice sul milleproroghe e revoca, proroghe e revoca della concessione. La società minaccia ricorsi. Il Natale di speranza dei cristiani di Siria, la ricostruzione dopo 8 anni di guerra. Qui la spalla, guardate un po' di chi è, chiedo scusa, l'editoriale, guardate il vero volto dell'umano, è Gualtiero Bassetti che scrive questa notte, questo tempo, quest'Italia, il presidente della conferenza episcopale italiana, poi gira pagina 2. Qualcosa di bello di questo mondo è Terragni nel Fogliettone, Taranto è appesa alle sorti dell'ex Ilva, Sulcis dopo 10 anni si torna in fabbrica. E qui sicurezza delle comunicazioni, tutti contro i 5 Stelle su 5G e rapporti con i cinesi. Intervento economia sostenibile, l'Unione Europea farà la differenza, le scelte, il Vaticano più verde, via la plastica. È l'avvenire, qui chiude ancora, si è cappato in fondo. Eccolo qua, assolto cappato, riparte la legge sul suicidio per il caso DJ Fabo. Il racconto, la vigilia è il mistero di un posto tranquillo, l'intervista a Caillé, il dono è riconoscere l'altro da noi, a noto, sul palcoscenico tra arte, fede, terapia, teatro. Anche qui si avvisano i lettori del fatto che non ci sarà il giornale nei giorni di festa. Pop Bari, questo è il fatto quotidiano. Pop Bari, Popolare Bari, Visco, niente. E mente sugli errori di Banca Italia. Non è vero che non aveva il potere di cacciare i vertici pugliesi e non poteva bloccare le acquisizioni spericolate. Tutte le bugie del governatore. Poi Fico, ora il congresso verità e intese locali, ma dal basso. Camera, la fiducia passa alla manovra, ma con 7 defezioni. I nostri pareri, Conte 2, fase 2, che fare per rilanciare De Schurpman, Slurpman, Marco Travaglio, scusate questi neologismi ogni tanto.
Bilanci falsi per le stime gonfiate su affari con altre 5 mini banche, sempre legato al titolo di apertura. Pop banche, Pop Bar inviscono in mente sugli errori di Banca Italia. Sotto Autostrade Via resta la norma anti-Benetton, le concessioni, poi Centemero, soldi di Esselunga, parte il processo al cassiere Lega. Camilla, Gaia, Pietro e noi, ragazze investite, la cattiveria da strada. Betlemme, il business tra i presepi e Banksy. Che senso ha questo Natale se non nascono più bambini? Caro Corriere, che sfinimento, che 43 articoli per un colibrì. La cattiveria, Berlusconi. Io fino a poco tempo fa lo facevo 6 volte al giorno, ecco perché si era sbloccato il pozzo. Buone feste a tutti. Oddio, Dio, Dio. Roba da matti, ma questo non me lo aspettavo. Va bene, Bibbiano, nuove prove. Il GIP blocca due assistenti sociali. Inventavano reti di pedofilia e mafia usando pure il delitto Onofri per sottrarre figli ai genitori. Questo caso deve essere assolutamente sviscerato, capito? Bene. Senza la mia Gaia, che senso lo strazio del padre di una delle due ragazze morte a Corso Francia? Gaia e Camilla sempre con noi, vedete. Poi la manovra fa schifo, tutti in fila a votarla. Tasse, questo è il tempo di Franco Bechis. Tasse, errori tecnici, provvedimenti farlocchi. La finanziaria è un disastro. La stessa maggioranza che l'ha scritta vorrebbe cambiarla, ma oramai non può. Impiccati alla corda che si sono fabbricati. Conte vuol dire fiducia, polverizzato ogni record. Solo a dicembre 5 provvedimenti blindati, meno male che giurava centralità delle Camere. Sì, il tempo di Osho. C'è guerra sulla prescrizione, PD sfida i grillini. Tanto vedrai che alla fine faranno pippa pure su questo. Ok, altro dramma a Monte Tiburtini, travolta e uccisa sulle strisce pedonali. Siamo veramente dei campioni di nefandezze in Italia. Siamo gli unici che non si fermano, almeno fra quelli che sono, tra virgolette, civili, che non si fermano davanti alle strisce pedonali. Investite da una sola auto e il guidatore era ubriaco. Le indagini. Le due ragazze. La ricerca, il Colosseo ha più visitatori del Louvre. Bene. Tagliatella, blitz in comune dei residenti contro la discarica. Ho letto bene, Tagliatella, chiedo scusa, mi pareva strano. Ok, la Nazione di Firenze, eccola qua, in strada si muore, la politica dorme, un pedone ucciso ogni 14 ore, 3.325 vittime in tutto l'anno, pochi controlli, sanzioni blande non applicate. Poi Iachini ha firmato subito 3 rinforzi al mercato di gennaio. Parliamo della Fiorentina Calcio. Livorno, il vescovo regala ai ragazzi una discoteca. Oh, benvenuti a Nutellandia. Viaggio a Balvano, il paesino della Lucania, rinato grazie a Ferrero. E Ferrero è l'unico posto dove si producono i biscotti che fanno impazzire il mondo. Eccoli qua, questi biscottini li avrete visti, insomma. Michele Brambilla, il nostro appello, il Premier vada sui luoghi delle stragi. E poi qui in fondo, microtasse, bonus, sia la manovra, la guida. La novità della legge di bilancio da 32 miliardi. Termini nati dopo il 2010 diventati d'uso comune. Da selfie a esodati, le parole del decennio. Vabbè, dai. Andiamo avanti con il giornale Pacchi di Natale, scrive il giornale di Alessandro Sallusti, eccolo qua. Il governo litiga e ci imbroglia. E allora ci sono 3 sommari, chiamiamoli così, insomma 3 righe di sommario. Via la manovra delle tasse, le autostrade chiede 23 miliardi, come no. Riaperti i porti degli immigrati, 20.000 irregolari avranno asilo. Quasi pronto il fine processo mai, e spunta il salva Davigo. Ancora vi racconto 90 anni passati a studiare il cuore italiano, intervista al sociologo Alberoni. Al cinema, sul divano e in libreria, consigli per le feste controcorrente, da Checco Zalone, Oscar Wilde. Il luogo simbolo di Parigi, dopo 2 secoli, niente messa nella Notre Dame sfregiata. Ricordate quel terrificante incendio. La droga prima di guidare è la società a 0 regole, la tragedia di Roma. Cappato assolto nella palude di giustizia e Parlamento, ecco il caso fine vita. Fogliettone, se il razzista di Verona è un tifoso di Agrigento, pregiudizi e realtà. Anche qui l'annuncio che mancherà il giornale in edicola, quindi non potremo fare la rassegna stampa. Speriamo che me la cavo, è il titolo della foto, il commento della foto del manifesto, dove c'è Conte. La vigilia di Natale porta al governo 334 voti per la fiducia sulla legge di bilancio, ma lo scontro nella maggioranza si riaccende e il Consiglio dei Ministri viene rinviato 3 volte. Resta la patata bollente delle concessioni autostradali con il pesante colpo della Corte dei Conti.
Caso Khashoggi, Riyad si assolve, condanna a morte, quattro ne ha condannati, mi pare. Per gli esecutori prosciolti, i più stretti collaboratori di Bin Salman. Arabia Saudita, diritti umani, una supercoppa bagnata di sangue. Avanti ancora, parla Omar Karami, un Vangelo per i popoli oppressi. Libia in guerra, ONU, 284 civili uccisi nel 2019, Haftar rilascia nave turca. Afghanistan, caos post-elezioni, risultati indigesti per l'Antigan. E qui Australia, tra le ceneri delle foreste devastate, emergenza clima. Buone le singole misure, pessima l'assenza di regole, di regia, chiedo scusa, l'ambiente di governo, ambiente di governo. Giustizia, processo mediatico per smontare la Calabria. Questo è il manifesto e prendiamo la stampa. La stampa, addio al generale garante della piazza. Ora l'Algeria ha paura, ecco qua, manifestazione nelle strade di Algeri. E poi l'apertura invece della stampa è autostrade via le concessioni. Intervista Di Maio, non fece manutenzione al ponte Morandi e chiede una missione Unione Europea e Libia. Atlantia prepara il ricorso, cade in borsa. Il leader grillino assicura sul 5G l'esecutivo è compatto. Geografie del rilancio d'impresa, Confindustria, ancora per Conte un pericoloso di inside, un percorso di insidi, chiedo scusa, ma veramente per me quando i caratteri sono graziati è difficile leggerli per il mio problema di risus. Nel fogliettone speciale di 16 pagine, un anno nel segno dei 50 donne, qui ci sono le foto che ritraggono le principali protagoniste di quest'ultimo periodo. La scelta del sultano, in una lettera segreta, il nome dell'erede, poi la bimba rapita ritrovata dalla mamma grazie ad un selfie. Carrega Ligure, non so, il borgo senza internet finisce in un videogioco. Meditazione antistress, a Torino la lezione è online all'università. Dopo la stampa diamo un'occhiata se sono arrivati altri giornali. Così è, infatti abbiamo Dire Oggi, il giornale dell'agenzia di stampa nazionale. Conte nel 2020 avanti per riformare il paese, l'Italia sarà più verde, attenta ai giovani. È una edizione speciale che fa il direttore Nico Perrone, di cui leggiamo questo intervento, dà il titolo Dai giallo-verdi ai giallo-rossi, prossimo anno tanti auguri. Sì, in effetti. E la chiamano estate, governo Conte, crisi e rinascita da WhatsApp al duello. 50 anni dopo l'articolo 18, Landini, servono nuovi diritti, forse andavano bene quelli. Il 2020 è l'anno di Draghi, why not? Perché no, anche per i sovranisti. Il bello non è la bestia, le sardine, è il galateo per una nuova politica. Andiamo ancora, cambia il mondo, l'ultimo stato arriva dall'Africa, poi le diaspore ricominciano da tre e il summit è senza frontiere. Torre Maura, la pecora elettrica e l'addio di Totti. Sono una valanga di titoli oggi, veramente un'edizione straordinaria. Roma i rifiuti, storia di un'emergenza con lieto fine, punto di domanda. Qui c'è anche Virginia Raggi, ovvio. Dai Fridays for Future a persona dell'anno di Time, il 2019 è di Greta Thunberg, eccola qua. In Italia è plastic free mania, tutti contro il monouso. Venezia finisce sott'acqua e il Mose non è ancora pronto. Dall'Amazzonia all'Australia, foreste in fiamme nel mondo. Insomma, il racconto di quello che è accaduto in questi ultimi tempi. Potete scaricarlo direttamente dall'agenzia Dire o piuttosto dalla loro app o anche dal nostro sito Umbria Journal TV. È tutto per questa rassegna stampa. Ci vediamo evidentemente dopo i 2 giorni di pausa. Buona giornata, buon Natale, buon Santo Stefano da Umbria Journal TV. Rete Sole, ciao da Marcello. Ciao ciao. Bentrovati, amici del Centro Meteo Italiano. Festività natalizie sotto l'anticiclone, ma vediamo quali sorprese potrebbe riservarci il Capodanno 2020. Per il prossimo e ultimo weekend dell'anno, il modello GFS mostra un peggioramento meteo sull'Italia ad opera di una saccatura in transito da nord-ovest verso sud-est. Un rapido passaggio di piogge temporali interesserebbe soprattutto versante adriatico e sud, con temperature in calo. Peggioramento molto più blando comunque per il modello ECMWF. Principali modelli piuttosto d'accordo invece per l'ultimo dell'anno, quando un vasto e robusto anticiclone delle Azzorre potrebbe estendersi verso Penisola Iberica e Mediterraneo centrale. Anche se la distanza temporale è ancora elevata, il tempo potrebbe risultare asciutto, ma con un peggioramento in arrivo proprio con l'inizio di gennaio. Trattandosi di una tendenza, vi invitiamo come sempre a seguire tutti i prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Buone feste da parte del Centro Meteo Italiano.